Signore e signori, buonasera, benvenuti anche questa sera a questa bellissima, buonasera, a questa bellissima edizione. Siamo alla 29esima, pensate un po', sono 30 anni. Si è aggiunto anche un musicista tra noi e sono felicissima di poterlo presentare. Prima di tutto dici a tutti come ti chiami e quanti anni hai. Mi chiamo Michele Sasso e ho 7 anni. Non si è sentito che fa cognome Sasso come papà. Eccolo là, lui è il suo papà. Facciamo un applauso infatti a Tommaso Sasso. Grazie. E la sua live band che anche questa sera si è resa disponibile ed è veramente onorata di essere qui a fare questa festa dell'organetto, 29esima edizione, quando proprio si deve dire che è la tradizione, quando uno strumento così magico, direi, come l'organetto, portano tante persone ad una manifestazione che diventa sempre più importante per persone e per cose che si fanno. Gli stand sono stati spostati, non so se ricordate, per questioni di sicurezza già l'anno scorso, quindi ringraziamo anche i frati che ci hanno ospitato e che hanno reso possibile di poter montare gli stand e la cucina davanti al convento, e il palco è stato fatto mettere qui da quest'altra parte. Per cui facciamo un grandissimo applauso a chi da 29 anni si prodiga affinché questo progetto possa avere sempre vita, e ovviamente a tramandare questa occasione di poter stare insieme anche ai giovani che dovranno prendere il timone e continuare. Quindi l'associazione, lo vedete ben scritto sul nostro cartello, abbiamo l'associazione Organetto 2000 Onlus. Facciamo un applauso all'associazione. Sono tutti questi ragazzi vestiti di giallo che camminano tra di voi, e infatti qualsiasi cosa abbiate bisogno basta rivolgersi a loro. Vi dico come si è svolta un po' questa edizione, come tutti gli altri anni: 11, 12 e 13 agosto. L'11 c'è stata l'esibizione di ragazzi che suonano, ragazzi e non, che suonano l'organetto. Il 12 c'è stata la serata danzante e questa sera si conclude la 29esima edizione con altrettanti ragazzi che suonano, ragazzi sempre e non, che suonano l'organetto. Ovviamente capitanata questa associazione è una grande persona, è colui che ebbe anni e anni fa una illuminazione. Lui, pensate un po', era giovane e faceva già radio, e questi spettacoli avevano sempre successo, la radio si informava, per cui ci teneva al territorio, ci teneva alla cultura. Ha avuto delle occasioni di incontro e è stato stimolato affinché si potesse sfruttare questa bellissima tradizione che è quella appunto della musica popolare suonata con questo strumento antico che poi nel tempo era fatto con due casse di legno, un mantice di cartone, e invece poi lo hanno arricchito, madreperla, iniziali, brillantini, ogni cosa lo rende personale e bello anche da scegliere. Gli organetti, quando si parla, ovviamente dobbiamo fare un applauso anche a chi ha contribuito a questa manifestazione. Sto parlando del Cavalier della Noce di Teramo, e questo piccolo organetto che vedete qui davanti è proprio il secondo premio della lotteria. Se parlo di lotteria, si farà questa sera l'estrazione dei biglietti, per cui per chi non l'avesse comprato costa solo 2,50 euro, e il mio slogan di ogni anno è quello: se lo acquistate rischiate di vincere, per cui mi raccomando, comprate il biglietto. Primo premio è quella panda che è alle spalle della telecamera, quindi telecamera, siamo in diretta streaming, ragazzi giratevi e fate un saluto, giratevi e salutate in telecamera, perché così vi vedrete, perché ora siamo in diretta, ma poi tutto questo resterà memorizzato. Mi raccomando, quindi telefonate ai vostri parenti lontani, a coloro che sono di qua e che magari avrebbero voluto essere qua questa sera a ballare, a mangiare, a stare insieme a noi, per cui www.festadellorganetto.it, sul tastino c'è scritto proprio diretta streaming, andate lì e quindi ci vedranno in diretta e avrete modo di farvi anche vedere. Quello che ho detto non è tutto, perché ero rimasta appesa nel volervi presentare il presidente dell'associazione, e facciamo quindi un grande applauso al capitano di questa forza che si vede ogni anno qui ripetersi sempre in modo più bello. Signori e signori, il signor Nicola Perrotti. Buonasera Nicola. Buonasera, buonasera. Allora, sempre Loredana, già da là dietro a venire qua ho dimenticato il nome, figuratevi, è l'emozione. Comunque buonasera a tutti, vedo
questa sera molta gente e mi manca la parola. Vedere questa sera voi e pensando al 2017 che tutti quanti non eravate belle con a mezze maniche, avevamo addirittura un mantello perché faceva freddo. Appena, non era che era troppo fredda la serata, ma era appena 12 gradi. Quindi era gennaio. Va bene. Io non voglio rubare molto tempo, ringrazio ancora tutti voi che siete qui presenti, ringrazio quelle persone che sono lì che ci guardano, alle telecamere, a tutte quelle persone che stanno lavorando nella cucina. Però voglio precisare una cosa, non è che mi prolungo, poche parole. Poco fa ho fatto un gesto molto veloce qui al centro della piazza, c'era una panchina che stavano seduti. Chiedo scusa nel modo che l'ho fatto perché per motivi di sicurezza non può stare una panchina al centro della piazza seduti. Questo ho detto, o che si spostano vicino al muro o magari dietro dove stanno le telecamere. Questo voglio avvertirvi. Fa piacere che state qua, però dobbiamo dare la sicurezza alla popolazione perché noi siamo costretti a seguire gli ordini, non è più come una volta oggi, ma è molto difficile organizzarla, è diventata molto pesante per la burocrazia e la sicurezza. Quindi questo è. E allora, poi un'altra cosa, chiedono sempre scusa se reclamo sempre queste persone che sono qua lì sopra al muretto, state ottimi, vedete, vi godete lo spettacolo, però anche la popolazione, la persone che ci hanno dato i striscioni li abbiamo messi, possibilmente la signora con le mani lascia quello striscione, non copre, ecco, bravo, così, ecco, grazie, e così è pure per le altre situazioni. Quindi, Loredà, io ti ringrazio, siamo arrivati alla 29ª edizione, sembra ieri iniziato, e speriamo che arriviamo a 101, va. Grazie a tutti e buon divertimento. Caro Nicola, 101 oltre, non ci fermeremo mai qui, non sia mai, questa bellissima festa dell'organetto deve andare avanti, da un'idea è diventata una realtà e questo progetto veramente prevede sacrifici e dedizione, ma chi ci crede lo porta avanti e questo è quello che loro fanno. Ringraziamo tutti gli sponsor, quindi ringraziamo il Cavalier della Noce che ha messo anche l'organetto, bellissimo tra l'altro, come secondo premio, ringraziamo la Full Music di Montella e anche tutti gli altri. Bene ragazzi, mi raccomando, la pista è fatta per ballare, facciamo un bel po' di spazio perché entriamo nel vivo di questa bellissima festa presentandovi il primo ragazzo che si chiama Russolillo Giovanni. Ciao Giovanni! Giovanni tra l'altro è un volto molto conosciuto, noi ci si incontra spesso perché Giovanni va suonando. Giovanni, anche l'anno scorso ho detto quanti anni avevi, quest'anno lo devi ripetere, di sicuro è un anno in più. 20. Giovanni ha 20 anni e suona l'organetto da quanto tempo? Da 10 anni. Questa sera, da 10 anni, questa sera abbiamo la possibilità di suonare due brani. Il primo che vai a fare, qual è? Una quadriglia. Signore e signori, si apre la festa dell'organetto con Russolillo Giovanni, la terza serata, e voi tutti a ballare. Mi raccomando, cavalieri, se avete una dama, portatela in pista. E se non ce l'avete, è ora di trovarla. Vai Giovanni! We'll be right back.
E la quadriglia, visto Giovanni quante coppie già stanno ballando con la tua musica e ne seguiranno tantissimi altri. Io ricordo a tutti voi che i ragazzi partecipano senza premio, è semplicemente, per chi non avesse mai visto, una esibizione volontaria. Loro si iscrivono perché sanno che qui a Frigento 11, 12 e 13 c'è la possibilità di suonare, quindi veramente lo fanno per passione, per cuore e soprattutto per collezionare quello che poi c'è, il regalino che portano a casa. Tu quanti regalini hai collezionato? Abbastanza. Abbastanza, quindi mamma sarà felicissima di tutto quello che stai portando. Anche quest'anno, non so se l'hai visto, è bellissimo, te lo do dopo. Il brano che vai a eseguire ora è? Una polca. Siamo alla polca, titolo? La polca di Giovanni Russolillo. Ce la inventiamo noi. Vai Giovanni. Parti tu. Allora ragazzi, io lo dico sempre perché poi tra l'altro, siccome la diretta, vi ripeto, www.festadellorganetto.it, e mi metto da questa parte per un altro motivo, così ti tolgono subito il microfono e rendono possibile l'esibizione della prossima ragazza, che è una femminuccia che devo presentare, l'altra sera non ce n'erano. E ti stavo dicendo qualcosa e mi sono persa nelle cose, vabbè. La diretta. La diretta. Bravo, grazie Tommaso Sasso. Praticamente ora è in diretta, però poi ci si ha la possibilità anche d'inverno di riscaldarsi ascoltandosi di nuovo, e quindi c'è questa possibilità di andare a sentirsi. Io lo dico subito, fate sempre spazio e fate ballare. Non mi ricordo che vi dovevo dire, ma sicuro mi ritornerà. Questi sono veramente i problemi, non della diretta, dell'età. Non sto parlando di te perché ne hai solo 20. Benissimo, guarda cosa ti ha portato la nostra. Facciamo un applauso a Rita. Rita canta nella loro band, ma questa sera ci sta dando semplicemente una mano, e veramente mi è di aiuto tanto tanto, perché due mani, e mi si sono scordate le altre di mettermele. Però 29esima festa dell'organetto, questo è il gadget regalo di questa edizione, per cui portalo a casa e fanne veramente tesoro. Ci vediamo l'anno prossimo? Sì. Grazie Giovanni, un applauso.
Allora, la prossima, già ve l'avevo anticipato, concorrente è una femminuccia e ve la presento subito. È la signorina Daniela Pigliotta. Daniela, ma che bella una femminuccia, vedi? Ho un po' di rosa su questo palco, perché di solito ci sta un maschietto a fianco a me. Daniela, quante edizioni di questo organetto sei tu venuta qui a Frigento? Per la prima volta sono venuta nel 2001, quindi per me è un'emozione stare qui. E nel 2001 sono stata premiata anche perché ero la più piccola. Sì, perché nel 2001 quanti anni avevi? Avevo 6 anni. Era proprio piccola, ora ne hai giusto qualcuno in più, però sempre piccola, eh? 27. 27. Daniela, quindi tu hai continuato a suonare, ma so pure che ne hai fatto proprio una professione. Sì, infatti faccio serate, cerimonie, insomma, di tutto. Fa benissimo, anche perché la donna è richiesta, quando suona l'organetto una donna viene guardata un po' di più. Spezziamola questa lancia per noi. Bene Daniela, io ti lascio subito. Ah, sai che cosa volevo dire? Mi sono ricordata. Quando poi vado a rivedere, dico sempre una cosa. Se mi girassi, dopo che ho visto quanta gente c'è, e chiamo l'applauso di spalle a voi, io direi, bah, ma ci stanno 4-5 persone. Quando c'è un applauso, se voi togliete le mani dalla tasca o dalle braccia concerte e fate tutti insieme un applauso, noi ci riscaldiamo veramente. Quindi vi rivedrete e avrete la possibilità di vedere quanto calore avete dato agli artisti che sono, come Daniela appunto diceva, molto ma molto emozionati. Facciamo un applauso a Daniela? Così, magari se lo siete sempre, senza che ve lo dica, mi fa piacere che battiete le mani così belle, forte forte, tutti insieme. Daniela, brano Valzer, l'ho sentito, titolo? Passeggiando in campagna. Passeggiamo insieme, passeggiando in campagna, Valzer. Ma che bello sentirti, veramente che bello. Saranno che le dita sono delicate, ma assume tutta un'altra musica l'organetto, eh?
C'è anche la femminilità nel suono, Tommaso. Sicuramente. È vero? Sicuramente. Mi è piaciuto tantissimo ascoltarti. Io sto qua dietro, quindi non vado via, ti sento benissimo. Non voglio rubarti spazio. Prossimo brano? Un salterello, però faccio il cambio. Ah, è vero. Ah, allora, io mi rimetto di qua. È vero, è vero, è vero. Guardate un po', anche il giorno primo, quindi l'11, c'è stato un ragazzo che ha suonato l'organetto piccolo. Vediamo come possiamo microfonarlo, altrimenti magari mettiamo l'asta. Senti, parlaci un po' di questo organetto piccolino, come mai? Niente, ho iniziato a fare le serate con l'organetto a quattro bassi, poi un'idea per far divertire un po' il pubblico è quello di fare un salterello con un mini organetto. Che molti mi chiedono, ma è giocattolo, suona davvero? Dico, sì, sembra giocattolo, ma non lo è. Bisogna studiare, bisogna studiare. Anche uno strumento tenero da guardare, bello com'è, può fare la musica e farvi ballare. Mi raccomando, siate numerosissimi. Salterello, siamo pronti? Vediamo un pochettino. Sì, diamo semplicemente un po', la parte tecnica ovviamente richiede il tempo giusto. Benissimo, siamo pronti. Salterello, Daniela. Quanto successo, quanti applausi, hai visto che carini? Benissimo Daniela, ora arriva la nostra Rita con il gadget che porterai anche tu a casa, quindi dal 2011 avevi il primo, ora ti porti a casa questo bellissimo piatto, questo è fatto e realizzato a mano, questa rappresenta la tastiera ed è diciamo proprio l'icona della festa dell'organetto, come vedi pure sopra lì al tabellone. Ti ringrazio Daniela, spero di vederti anche l'anno prossimo. Spero di farti vedere l'anno prossimo, non è detto che io ci sia, però almeno che tu ci sia. Spero anch'io di essere libera per essere qua, perché è un immenso piacere. Ringrazio moltissimo il signor Nicola Perrotti per avermi invitato anche quest'anno. Nicola praticamente dal 14 agosto di quest'anno già comincia a lavorare per la 30ª edizione dell'anno prossimo. Allora, salutiamo Daniela. Bene, signori, io vi ricordo sempre... Come questo è il biglietto della lotteria, troverete le magliette gialle che sono i ragazzi dell'associazione che vendono il biglietto. Costa solo 2,50 euro e c'è in primo palio una Fiat Panda chilometro zero, l'organetto del Cavaliere della Noce di Teramo, da Teramo, e un dondolo con cuscino e vai vai, fino a 8 premi, quindi ragazzi veramente una lotteria. Verso mezzanotte, quando i ragazzi finiranno di esibirsi, ci sarà l'estrazione, per cui non andate via, rimanete con noi, così conosceremo pure il vincitore della panda, va bene?
mi raccomando, che esca il vincitore. L'anno scorso uscì, lo abbiamo conosciuto. Allora andiamo avanti ed è ancora signor Caggiano, eccolo là, è lui, maglietta gialla. Se avete bisogno del biglietto, non assalitelo. Anzi, facciamo una cosa: 3 biglietti, 10 euro. Vabbè, una cosina in più va per l'associazione. La mettiamo da parte per l'anno prossimo. No, ma 2,50 euro è veramente un costo di niente. Vi prendete un caffè e però rischiate anche di vincere. Prossima, e non voglio dire, prossima ragazza che si appresta a venire qui davanti è la signorina Caporale Maria Natalia. Maria Natalia, capite lo stacchetto, hai visto? Come proprio una grande artista. Maria Natalia, ma sai che questo organetto è più grande di te? Sì. Ma pesa? Un po'. Un po'. Ma tu ce la fai? Sì. Senti, Maria Natalia, studi ogni giorno? Sì. Ha guardato se doveva dire sì o no, però ha visto se mamma c'è. C'è mamma, quindi ha detto sì, studio tutti i giorni. Però c'è da dire una cosa. Lei già da dietro le quinte, penso che è un quarto d'ora che aspetta ovviamente il turno. A proposito, poi tra l'altro preferiamo fare esibire i ragazzi giovani perché hanno esigenze diverse dei ragazzi che sono più temprati a rimanere e quando si raffredderà l'aria e poi fino a un orario che va oltre, loro sono piccolini. Ma so che Maria Natalia dura perché abbiamo avuto modo di conoscerla su un altro palcoscenico dove si è esibita. Una bambina di soli quanti anni? 7 anni. Maria Natalia, una domanda che faccio a tutti: da quanto tempo suoni se hai solo 7 anni? Un anno. Maria Natalia suona da un anno e vi prego di prestare attenzione. Primo brano che vai a suonare? Spazzacamino. Spazzacamino, tutti a ballarlo. Maria Natalia, mi raccomando, forza! Thank you.
Ah, vi devo ringraziare perché ovviamente è la tenerezza di un bambino, eh? Maria Natalia, ti piace? Allora, queste sono appunto taglie e maglie. Ti piace pure a te? E giustamente diciamo, questa a te non ti va, presentatrice, tu sei grossa. E infatti non è per me. Però volevo fare un applauso alla CDR Auto, c'è anche lo slogan lì sul tabellone, vendita auto nuove usate, che praticamente ha fatto fare tantissime magliette per i bimbi e tra poco proprio il presidente dell'associazione le distribuirà. Per cui mi raccomando, tenete i vostri bimbi qua vicino perché Nicola sicuramente li consegnerà ai bambini. Intanto vedo i biglietti che vanno in giro e Maria Natalia invece che freme per l'esibizione. Maria Natalia, prossimo brano? Serenata Montellese. Serenata Montellese, quindi valzer, giusto? Valzer, a ballarlo. Aspetta che ti tolgo questo, guarda, cominciamo. Maria Natalia. Maria Natalia, eccoci. Che peccato, è finito, vero? Ci avevi preso gusto? Sì. Ma tu suoni solo l'organetto o suoni qualche altra cosa? No. E che cos'era quella cosa in mano che ho visto che suonavi sul palco? E non era l'organetto? Tamburo. Lei suona pure il tamburo, suona la tarantella lei, lo sapete? Lo dobbiamo dire. Ma c'è qualche altro strumento che ti piace? Ma tu intendi suonare da grande? Sì. Allora, guarda, lui di sicuro suona, ha detto che farà rock. Però, secondo me, si può creare un bel progetto, l'evoluzione. Quindi tenetevi in contatto, scambiatevi l'amicizia appena avrete Facebook, perché mo è presto, e quindi facciamo un gruppo. Rita, se ci raggiungi, diamo anche a Maria Natalia. Guarda, quest'anno anche la busta. Ha detto Nicola, devi uscire con la busta perché devono vedere che abbiamo anche la busta della festa dell'organetto. Quindi avete filmato, c'è anche la busta della festa dell'organetto perché è importante. Porta con te questo piatto, lo porti a casa. Maria Natalia,
sarà per te questo il primo di una lunga collezione. Promesso? Sì. Ti aspettiamo. Un applauso a Maria Natale. E nel frattempo che noi ci divertiamo qua, ci sono le persone che invece da anni si sono prese questo impegno, ma preparano delle cose, innanzitutto con una pulizia incredibile ed estrema, una precisione unica e con una differenziata esagerata, guai se sbagliate a buttare qualcosa nel bidone. Sto parlando dello staff della cucina, della festa dell'organetto, facciamo un applauso a queste persone e soprattutto andate ad assaggiare la pasta all'organetto, fusilli, ci sono un sacco di cose, i mugliatielli, panino con salsiccio, wurstel, tanto da bere, Coca-Cola, la spina, birra e tant'altro. Gli arrosticini sono famosi qui a Frigento, li vanno a prendere apposta e non li fanno qui in zona, so che li vanno a prendere proprio apposta dove li fanno, dove sono veramente caratteristici di zona. E quindi mi raccomando, non andate via senza assaggiare un qualcosa di buono della festa dell'organetto. Prossimo concorrente, signori e signori, è un maschietto, si chiama Giuseppe Di Santo. Ciao Giuseppe. Ciao. Giuseppe, io lo so che il palcoscenico un pochettino di emozione la fa, ma tu ormai quante volte sei qui a Frigento? Quante volte già sei venuto? Due. E quindi l'anno scorso, giusto? E infatti mi ricordo che eri un po' più piccolo, ma giustamente a quest'età lievitano. Che mangi? Signora, è la mamma? Zia, lei cucina per lui, eh? Ha detto la zia che lui, voi non l'avete sentita, quindi lo diciamo anche per gli amici che ci stanno seguendo da casa, che a Giuseppe piace tanto la pasta quanto suonare l'organetto, vero? Sì. Da quanti anni lo studi? Un anno e 4 mesi. Precisissimo, 1 anno e 4 mesi. Ed oggi per queste persone cosa suonerai per primo brano? Una polca. Una bella polca che si intitola? La Cilentana. La Cilentana. Vai Giuseppe. Thank you.
Giuseppe, ma che bravo. Ascolta Giuseppe, prossimo brano che ci vai a suonare? Un valzer. Valzer, una domanda a te la devo fare ancora. Ma quante ore al giorno studi l'organetto? Un'ora. Sei sicuro che studi un'ora oppure un giorno non lo studi? Un giorno lo studio. Capita, insomma. E tu di dove sei? Di Guardia Lombardi. Guardia dei Lombardi. Il tuo prof si chiama? Tony Cipriani. Degli Zeketam. Facciamo un applauso agli Zeketam, ragazzi. Voi avete degli artisti meravigliosi. Io li seguo quando posso, però purtroppo capita sempre che Tony suona quando sono impegnata pure io. E è stato ad Avellino e quindi sono andata a sentirmeli, ma sono veramente bravi, 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 veramente bravi. E quindi ti lascio al tuo valzer, hai detto? Valzer, coppia, ballare, voglio sapere, donne, ma voi volete ballare, gli uomini non vi invitano? È capita, sempre così è. Cavalieri di una volta, che era l'occasione per stare con una femmina, mo invece la tengono bella, disponibile, a casa, e non la invitano più a ballare. Invece prima per pigliare un po' confidenza la invitavano, si ballava, come erano belle quelle cose, quando ci si vedeva dopo una giornata di lavoro, le forze non si perdevano perché si doveva ballare. Facciamo finta, andiamo dietro nel tempo, ci facciamo finta che siamo in una casa dove c'è il fuoco acceso dopo una bella cena fatta di poco all'epoca, non ti credere chissà che cosa, e suoniamo questo valzer con Giuseppe che suona. Bambini, spostiamoci, facciamo largo alle coppie, magari vi mettete qua sotto perché appunto lo so che siete qui, o dietro o più qua i bambini, per un semplice motivo per ora, poi andate a divertirvi. Tra poco Nicola, il presidente dell'associazione, darà le magliette che, ripeto, sono state fatte da CDR Auto e messe a disposizione dei bambini. Ci sono varie taglie, per cui facciamo un applauso a CDR Auto per questa bellissima cosina che ha fatto, una forma pubblicitaria per farsi vedere comunque totalmente gratuita. Grazie Giuseppe per la pausa che ti ho fatto durare un po' troppo. Valzer, a ballarla! Vai. Benissimo.
E anche per te è arrivato il turno di ricevere il nostro... Guarda quante coppie hanno ballato. Mi diceva, ma Giuseppe Caggiano, vieni anche davanti, che non hanno avuto il biglietto, mi dicevano che non sapevano come fare, quindi vieni tu da questa parte. Signori, se contassimo insieme, nello stesso tempo, tutti insieme, oltre che quello che dico, lo facciamo con i piedi, al mio tre, cominciamo a fare un passo indietro per allargare la pista, è facile, eh? Uno, due, tre. Il signore non sapeva contare, ha detto quando hanno finito, Simo, mi sposto. Eccolo qua, siamo pronti, i bambini possono venire. Intanto che Nicola si prepara per la distribuzione di queste bellissime magliette offerte dal CDR Auto Nuove Usate, diamo anche a Giuseppe il gadget da portare a casa, fallo vedere invece così che è più bello. Giuseppe, ci rivediamo l'anno prossimo, io la domanda la faccio. Sì. Molto convinto, guarda, ti aspettiamo. Grazie Giuseppe, ci vediamo tra pochissimo ragazzi. I bambini hanno avuto la maglietta, Nicola, ce ne sono ancora? Ce ne sono giusto queste e poi ce ne sono altre. La signorina piccola che sta là seduta? Signor, non vi entra manco un braccio però, state a te. Siete la nipotina? Si è nascosta? Signora, c'è una... bravo Nicola, c'è la bimba là dietro, perfetto. Comunque ce ne saranno altre da distribuire? Nicola, ce ne sono altre? Dopo. Altre magliette dopo, però io non tolgo più lo spazio ai nostri esibizionisti. Ma è brutto esibizionisti, non si può dire concorrenti, non si può dire perché non concorrono. Partecipanti. Al prossimo partecipante, ed è un maschietto, Christian. Come emozionato Christian, grazie Rita sempre. Christian, qualche domandina già te l'ho fatta, ti ho chiesto di dove sei? Pilai Piani. E fai cognome? Di Chiara. Da quanti anni studi l'organetto? 9 mesi. E a settembre che classe vai a fare? La seconda media. Solo 9 mesi che suona l'organetto, solo 9 mesi. Chi è questo signore con la maglia rosa? Sì, Giovanni. No, aspetta. Ripetiamo la domanda. Dillo come me l'hai detto mo, perché non l'hanno sentito tutti. Chi è questo signore che ha applaudito tanto con la maglietta rosa? Sì, Giovanni. Sì, Giovanni. E allora questo primo brano lo vuoi dedicare a qualcuno in particolare? A Zi Michele. Zi Michele, Zi Giovanni, via, non ci sei. Chi è Zi Michele? Fatti avanti. Vediamo Zi Michele. Chi dei due suona, Zi Michele o Zi Giovanni? Zi Giovanni suona e a Zi Michele ce la dedica. Zi Giovanni, tu ci hai messo in mano l'organetto, a riconoscenza. Non è vero, stiamo scherzando, ero emozionato, non pensava di potesse nominare. Mo a chi chiamo? Mamma e papà eliminati. Va bene, mamma e papà ci sono? Sì, stanno là. Stanno già col telefonino in mano. Signora, comunque non dimenticate, siccome abbiamo una diretta, quando sarà tra qualche giorno, a parte che poi sapremo pure quando andrà in televisione, però in Facebook rimane, quindi andate su www.festadell'organetto e vedrete tutte le edizioni. Primo brano? Un folk con un bacio piccolissimo. Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero. Fox! Thank you.
sì, sì, noi pure da dietro, Christian. Poi, e questa chi è, zi? Questa c'è Ida. È francese, zi Ida? È francese, ma di dove sei tu? Signor, voi siete sturne e basta. Che poi tenete una dimora in Francia. Hai fatto che in America? Comprati il biglietto innanzitutto, l'hai preso? O signore ha piato il biglietto? Va. Comprate il biglietto, siete in diretta signori, rischiate di vincere col biglietto della lotteria, sono solo 2,50 euro. Il signore che dall'America non ho capito, quello è zio pure a te? Sì, veramente è pro zio, perché è zio a papà. È lo zio di papà, complimenti, complimenti. Ah, quindi, bene, ma oggi avete chiamato i parenti che sono rimasti là? Però in diretta, chi è rimasto a casa in America poteva tranquillamente vedervi stasera. In questo momento vi stanno pure riprendendo. Ciao, vista, zio. Questo è il cugino, vabbè, signor, tutta la famiglia, però non è il momento. Dobbiamo fare il prossimo brano perché ci sono tanti ragazzi che aspettano. Allora, la sorella va presentata, perché ti sopporta, vero? No, no, sempre si difendono le ragazze, tu non hai capito niente, dici sì, dici sempre sì. Sì, sì, signore, la sorella lo sopporta, vero? Ma tu suoni l'organetto? Allora, l'anno prossimo saranno 9 mesi, se cominci più o meno tra 2 mesi, e vieni e suoni pure tu, va bene? Lo prometti? È una cosa importante. Ma da dove viene sta ragazza che parla così? Da Milaviani. Non parli come a noi, è strano. Va bene, no, parlava un po' zona di su. Mi piacerebbe cantare, suonare l'organetto. Prossimo brano lo dedichi a tua sorella. Ah sì, la polca del trillo. La polca del trillo, trovati un grillo e balla la polca del trillo. Thank you.
Cristian, grazie, 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 anche perché è stato un momento simpatico, sei ricco di parenti. Rita, vieni a portare anche a Cristian questo suo... Siamo tanti concorrenti, ci sta anche qualcuno che è arrivato poco fa che ha avuto problemi, invece ce l'ha fatta e quindi sono aumentati i ragazzi. C'era una piccola discussione di famiglia. Questo è il tuo gadget che porterai a casa. Facciamo un applauso al nostro Cristian che va via. Ci diamo appuntamento ovviamente per l'anno prossimo. Cristian, mi raccomando. Allora, intanto Nicola ogni tanto esce da dietro le quinte e distribuisce le magliettine. Ne sono rimaste altre due. Chi è che non ce l'ha? Ma Maria Natalia, questa va a Maria Natalia. Bravo. Speravo. Intanto vedo Giovanni, no, Caggiano, sì, Caggiano sei tu di spalle, non ti riconosco. Sempre tu con il biglietti della lotteria. Prossimo concorrente è Fulchini Tommaso. E Tommaso è veramente anche lui una di quelle persone che ogni anno, ma penso che siamo a 15 edizioni, giusto? Quindi hai parecchi gadget che stai conservando, sei un collezionista. Non ho più posto. Facciamo un'altra stanza, qua è facile, butti a terra un muro e allarghi. Tu tieni casa in campagna magari? Sì, sì. E allora poi allora, te ne importa. Fate di tutto, non vi preoccupate, quando lo dico io non succede niente. Non è vero, tutti sti permessi. Tesoro bello, tu tanto continui a suonare, è inutile che ti dico sempre le stesse cose. Mi fa piacere sapere, c'è stata una novità in quest'anno che ci ha visti... divisi? No. Tutta vita normale, piatta, calma piatta. Possiamo dire che stai studiando sempre l'organetto? Mai, mai. Perché ci tenga questa cosa? Perché Tommaso suona semplicemente per passione a orecchio, perché ce l'ha come dono. Quindi sentiamo veramente quello che fa, ma se sei qua è perché sei bravo. Primo brano. Diciamo Tarantelle. Tarantella che loro tanto amano. Vai Tommaso. Thank you.
Tommaso, quando la genialità è genialità, noi non possiamo che ammirarti, veramente. È un piacere. Noi qua dietro ovviamente balliamo, facciamo di tutto, però quando sono arrivata davanti ho visto che la piazza veramente, la pista era veramente gremita di coppie che ballavano. Quindi veramente non andate indietro, perché con Tommaso si continua a ballare con che cosa? Fox. Un bel fox. Fox! Grazie, veramente grazie.
E ho capito perché torni ogni anno, per il calore di queste belle persone che quando ti sentono suonare, vedi, fanno partire l'applauso anche senza che noi lo richiediamo. Anche per te, 29esima festa dell'organetto, porta a casa questo bellissimo piatto fatto a mano. Ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie. Un applauso a Tommaso. E ora invece, ragazzi, una cosa nuova, l'abbiamo forse vista anche l'anno scorso. Vado a presentare, grazie Rita, è incredibile sta ragazza. Mi metto a centro, così uno a destra e uno a sinistra, io faccio Gesù Bambino, sceglieranno loro chi è la mucca e chi è l'asinello. Signore e signori, con lo stacchetto musicale da parte di Tommaso Sasso, facciamo immediatamente un bel applauso per l'ingresso di questi due giovanotti, ed è qui la novità, Michele e Marco Abbondandolo e Caggiano. Chi è Michele? Chi è Marco? Chi è Marco? Marco a destra e Michele a sinistra. Tu non hai bisogno di leggere, vero? Vieni più qua. Oh, allora fatelo più vicino a te questo, lo vuoi più vicino? Tanto tra poco la presentatrice se ne va. Quindi questa è la novità, abbiamo Marco che canta e Michele che suona. Marco, tu quanti anni hai ora? 19. 19. E tu? 16. L'anno prossimo, Marco... Mi raccomando, farò così perché sarai più alto. Lo spero. Perché poi nella botte piccola c'è il vino buono, anche se poco, meglio così. Dici, ma perché non ti fai fatti tuoi? Figliola Cacerna Farina. Quindi questa che cos'è? Una? Tarantella. Ma vado un po' perché lui ha detto sfotti a lui, ma a me non mi dire niente. E invece tu da quanto tempo suoni questo magico strumento? 5 anni. Da 5 anni, ma di dove sei? Di Sturno. Lui è di Sturno e lui? Di Sturno. Ah, siete due sturnesi, si dice a Sturno. E il vostro prof chi è? Tony Cipriano. Tony, ci sei stasera? Alza una mano. Tony! Grande Tony. Tony Cipriano. Ah, prima facciamo un applauso a Tony Cipriano perché lui ha portato avanti un progetto, veramente ne ha fatto diventare una cosa che quando ad Avellino, se dici Sturno, dici ma dov'è? E invece, grazie a Tony Cipriano, quando dici Zeketam, ah, quelli di, allora è bello quando ci si comincia a far identificare, portando poi in modo meraviglioso la musica tradizionale in quel modo, veramente tanto tanto rispetto. Quindi abbiamo gli allievi, l'allievo di Tony Cipriano, Michele Abbondandolo con Marco Caggiano, che ci suonano e ci cantano Figliola Cacerna Farina. Figliola Cacerna Farina. E tutto lo per mondo, occhi nei capelli bionde, tu mi hai fatto innamorare. Occhi nei capelli bionde, tu mi hai fatto innamorare. La mamma alla finestra, la figlia allo balcone, mangiate lo limone che sta bella che vola a me, mangiate lo limone che sta bella che vola a me. E tu figliola bella, non hai tanta fortuna, te fai un riccio in fronte, li capilla a mezzaluna. E fai un riccio in fronte, li capilla a mezzaluna. E li capilla che sono belli, sono fatta riccia riccia, si me viene un capriccio quando vuoi mi fai passare. Se mi viene un capriccio quando vuoi mi fai passare. Thank you.
cucine, ma dormo a così. Ma abbraccia le cucine, ma dormo a così. Signora, grazie. Chi è? Mamma chi? Vi sono piaciuti, signore? Ma voi sapevate le strofe di questa canzone? Allora, la interrogo, signora. Questo era il secondo brano, vado a questo. Signora, non vada via, perché questa è una canzone col doppio senso, a quanto ho capito. Non dico la parte principale perché è un po' più tosta da dire in TV. Colo fruscio relè. Però la sapete tutti sta canzone, eh? C'è sta canzone. Ci vuole anche una certa scioltezza per poter dire certe cose, però passa inosservata. Voi immaginate, tanti anni fa, mo è tutto alla, si va al mare forse anche senza costume, eh? Mentre prima a cantare sti brani con queste canzoncine, insomma, a metterci questi doppi velati, a volte anche molto eclatanti sensi, doppi sensi, quindi veramente, raga, la musica crea unione, la musica è amore, mo come lo volete vedere, l'amore quello è. E se noi siamo qua perché all'antica pure facevano i loro incontri, o no? Si vedevano, si facevano le creature, ogni posto era buono. Tu forse la sai di più, questi siete sturnesi, questa la devi sapere per forza. Che l'allerta che è saltata, ma non una certa incorpanata, che salute. Che salute! Me la ricordavo anch'io questa. Prossimo brano, sempre cantato, scusami, ti ho girato la palla, è La rottamazione. Fra poco. La polca. 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 Sposato una ventina d'anni fa, con una bella figliola, era fatta per guardare. Dopo vent'anni non ce la faccio più, sta cazzo di figliola non la sopporto più. Dopo vent'anni non ce la faccio più, sta cazzo di figliola non la sopporto più. Pensavo subito alla metà, e poi sera mesa non si può fare. Prima una sera aspetta il poverino, tu preaga me passa su brutto manierino. Prima una sera aspetta il poverino, tu preaga me passa
che tu mani. Seduto per la televisione, hanno cacciato la rottamazione. Ha ci pensato, sta cosa si può fare, rimanemmo su presto e la vago a rottamare. Ha ci pensato, sta cosa si può fare, rimanemmo su presto e la vago a rottamare. Giovanni lavava a rottamare, come me vero non sa ciò che te fa. Se la tenevi una bella 500 e io me la pigliava e senza dice niente. Ma una mogliere a chi la vuoirà, io già tengo la mia che non ha ciò che ne fa. Ho raggiunto la rassegnazione, non funziona la rottamazione. Stringo le rientri, me metto a pregare, ma non darà mai forza e la pote sopportare. Stringo le rientri, me metto a pregare, ma non darà mai forza e la pote sopportare. Da me è meglio la sua storia, allo proverbio l'hanno saputo fare. E chi la lascia, la vecchia per la nuova, sape più chi lascia non sa perché ci trova. Ci ho fatto tanto e la fa abituare, se me ne piglio nata, torniamo a cominciare. Ci ho fatto tanto e la fa abituare, se me ne piglio nata, torniamo a cominciare. Sono divertiti, vi hanno non solo ascoltato e hanno anche ballato, quindi abbiamo fatto pure una piccola lezione di questi bre testi. Benissimo, io mi metto qui, sì, vabbè, mi levo. Rita continua la distribuzione dei gadget anche della 29esima edizione che vanno a Michele e Marco. Sì, così li possono portare. Dentro questa busta c'è il piatto, non c'è il pacco, sicuro ve l'abbiamo dato, non vi preoccupate. Rita, ma tu il piatto l'hai avuto? Ai, 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 ai. Signor Nicola, dobbiamo provvedere. Due piatti qua ci saranno per noi due, sì. No, i ragazzi l'hanno avuto, ma qua pure la presentatrice Rita vogliono. Ci accontenta sempre Nicola. Ogni anno anch'io porto a casa. L'anno scorso era la brocca. No, era il proteggi mestolo quando lo devi poggiare sulla cucina. E l'altra ancora era la brocca salvagoccia. Io vi voglio fare i miei complimenti, vi do appuntamento, spero che veniate l'anno prossimo, verrete più grandi sicuramente. E una cosa volevo sapere, avvicinatevi, ma voi di pomeriggio state insieme? Sì. E cantate, ballate e suonate? Cantiamo e suoniamo, niente. Ma la ragazza ci sta? No. Perché? Dice, ma che amma fa? Tu invece, Marco, tu sei più... No, no. Niente ragazze per ora, vabbè, la vostra ragazza è la musica, che vi tenga sempre uniti e possiate ovviamente mantenere questa bellissima amicizia che poi tra l'altro infatti in arte porta pure un po' gioia a noi che vi ascoltiamo. Un applauso a Michele e Marco.